E benvenuti con un caloroso benvenuto, appunto vi accolgo al vernissage della mostra personale di Mirali Cinto, dal nome Cavalieri, Dame e Giullari. E questa è una mostra personale molto particolare perché il tema, come potete vedere, è medioevale. Una mostra patrocinata dal Comune di Pescara e assessorato alla cultura, e si ringrazia inoltre il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, per aver promosso l'evento con il patrocinio del Comune di Ortona. Inoltre questa mostra è stata curata dal dottor Alessandro Costanza della Fondazione Costanza. E si ringrazia anche Maria Gabriella Ceffarini che ha curato la presentazione dell'artista. Un altro sentito ringraziamento va al professor Giorgio Del Buono per la preziosa collaborazione nell'organizzazione della mostra insieme all'amico scultore Sandro Serrantonio. Non di meno citiamo tutti gli sponsor che hanno promosso altresì l'iniziativa e che doverosamente citiamo, e quindi parliamo di Impresa Edile Ars Nova di Artista G, Sitec SRL, Editec Costruzioni SRL, Di Girolamo Costruzioni SRL. Ovviamente, come potete vedere, la serata sarà vietata dalla musica dell'arpa celtica del musicista libero Maria Marotta. E inoltre vorrei anche ringraziare coloro che hanno curato la parte della comunicazione e della stampa, e per cui in particolare Federica De Angelis, la Pescara News, e inoltre Fabio Rosica che ha curato diversi articoli su diverse testate web. Per questo vorrei, prima di cominciare ad entrare nel vivo della mostra, ringraziare anche l'assessore alla cultura Giovanni Di Jacopo, che purtroppo problemi personali non è riuscito ad essere subito qui, ma so che ci raggiungerà e dirà due parole riguardo la mostra di Mira di Cinchio. E inoltre purtroppo, ci sono tanti purtroppo che si ripetono, ma Pescara è una città piena di culture e di impegni, e quando si chiama insomma come ospite qualcuno che possa rappresentare un'importanza, una rilevanza culturale, non è sempre detto che la sua presenza sia garantita. E infatti salutiamo, il quale poi ci porge le sue scuse e ci saluta altresì, il direttore dell'Aurum, prestigiosa location che sta ospitando appunto questa meravigliosa mostra, se non che storico saggista Licio Di Biase, il quale ci avrebbe intrattenuto con un'interessante relazione, un collegamento interessante storico della città di Pescara all'epoca del Medioevo. Poco male, perché questa relazione comunque la troverete sul catalogo. E noi comunque salutiamo tutti e sicuramente, ripeto, l'assessore alla cultura ci raggiungerà più tardi, e qualora ci raggiungerà, noi molto volentieri daremo lui la parola. Ma come dicevo prima, per entrare un po' nel cuore della mostra, io non voglio assolutamente togliere spazio né competenza a chi ha scritto per lei e chi parlerà per lei dell'artista appunto Mira di Cinchio, un artista che si cimenta in un genere curioso e originale. Una mostra medioevale, una mostra medioevale, ma perché? Un'epoca così avanzata, così futuristica, nell'era del digitale, nell'era dei social media, dove oramai la proiezione è al futuro e non al passato, un qualcosa che ci incuriosisce, qualcosa che ha attirato molti curiosi. Io, quando ho parlato di questa mostra, molti sono rimasti entusiasti. È una mostra che colpisce e ci incuriosisce, credo. Del resto io credo ogni artista ha le sue motivazioni, un centro propulsore che lo spinga a creare. E su queste basi io credo che la stessa Mira di Cinto ci potrà illustrare sulle motivazioni che l'ha portata a realizzare una mostra su basi medievali. Una mostra che non ricorda
chiede solo ispirazioni, ma studio, perché come molti di voi avranno già visto, le tematiche sono importanti, i particolari sono ricchi e non sono lasciati al caso. Dietro di ogni particolare c'è uno studio e c'è una storia, e quindi questo è qualcosa che ci cattura maggiormente più di interesse. Ma ripeto, più tardi dalla stessa Mira di Cinto forse scopriremo, forse no, chissà, qual è stata la motivazione e l'ispirazione di questa mostra. E nel catalogo che io adesso vorrei mostrarvi, ovviamente un catalogo bellissimo di cui si cita per le foto e quindi si ringrazia Monica Benigenz, troviamo all'interno la parte critica, il testo curato appunto dal dottor Alessandro Costanza. Purtroppo il dottor Alessandro Costanza per ovvi motivi non è presente. All'interno del catalogo troverete il suo testo critico e io oggi faccio le veci del dottor Alessandro Costanza, Fondazione Costanza, e leggo la critica relativa all'artista. Una forma di pittoscultura che affonda le sue radici nel saper fare arte. Questa è la prerogativa dell'artista Mira di Cinto. La pittrice e scultrice propone delle opere che richiamano la tematica medievale. In ogni soggetto rappresentato è possibile scorgere cavalli e cavalieri, strutture architettoniche tipiche del periodo storico, così come giornali e personaggi che arricchiscono il contesto di un'elevata originalità. Da un'attenta analisi critica ci rendiamo conto che il supporto pittorico è trattato con base materica dalla quale emergono queste figurazioni archetipe, dai canoni e dalle proporzioni non classiche, bensì contemporanee e minimizzate, allo scopo di evocare nella mente dello spettatore l'emozione che l'artista vive nello stesso istante in cui esegue la lavorazione. Un'impronta eccezionale se consideriamo che la superficie rappresentata è poi uno scorcio, piccole chiazze di colore dalle tonalità limpide, a volte accese ed altre pastello, costituiscono le scene vere e proprie, come piccoli tasselli in un susseguirsi di attimi di altri tempi, dal sapore però contemporaneo si plaude alla creatività e originalità. Dottor Alessandro Costanza, Presidenza Fondazione Costanza. Grazie, un applauso. È sempre interessante guardare l'opera attraverso l'occhio tecnico e competente, quale del critico che abbiamo appena ascoltato. Ma adesso c'è un altro grande, importante contributo che però avremo il piacere di sentire dal vivo, e perché c'è anche Maria Gabriella Ciaffarini che ha curato questa mostra, curando più da vicino la presentazione dell'artista, ma non solo. E per chi ha già preso il catalogo potrà vedere che all'interno del catalogo ciascuna opera è accompagnata da una didascalia, curata appunto da Maria Gabriella Ciaffarini. Didascalia è molto interessante e particolare perché ci fanno immergere nell'opera stessa e in una sola frase racchiudono quella che è la scena che si è voluta rappresentare in quel momento. Ma io a questo punto chiamerei direttamente alla voce Maria Gabriella Ciaffarini con un applauso e le darei la parola. Vedo molti volti amici, ci incontriamo spesso nelle mostre d'arte, quindi ormai ci troviamo tra amici davvero, quindi potremmo fare un discorso riprendendo quasi a puntata dalla mostra che precedeva questa, no? Il gioco, in realtà no, non più parte di la faremo diversamente. E anche io voglio leggere qualcosa che non è mio, ma è di un carissimo amico, di una persona che io stimo molto e che, come dire, anche lui è un curatore di aspetti fondamentali sotto molti punti di vista, è il curatore di questa mostra, perché io credo che ai maestri bisogna
rendere onore, perché senza di loro non ci sarebbe avanzamento. E quindi vi leggo le parole di un maestro con la M maiuscola di pittura. Scorci di mura possenti, cavalieri con armature lucenti, dame e cortigiani, mentre guinti e giullari danzavano. Immagini che ci arrivano da tempi lontani, che l'artista ha voluto rappresentare in queste sue nuove opere, dipinte su tela, ma che simulano e ricordano intonaci antichi, con luoghi e personaggi salvati in una sorta di rivisitazione contemporanea, protetti e ravvivati con una leggera patina trasparente che rende i colori ancora più vivi e splendenti. Le parole sono di Giorgio De Bono, a cui io chiedo di tributare un applauso. Io penso che questo sia il punto dovuto. Ho iniziato con questo brevissimo incipit, perché voglio appoggiare su questo il mio intervento. Sì, è vero, questo è da... Eccolo Giorgio, finalmente, dai. Saluto a tutti. Di lì rimbombo un po', non so se sentite la voce. Sentiamo bene. Dritto. Niente, io ho lavorato, ho seguito Mira di Cinzio in questa impresa che portiamo avanti da mesi ormai, nata dalla sua idea di voler valorizzare un periodo storico molto particolare. Poi c'è la critica del critico d'arte che parlerà anche di questo, però volevo sottolineare la tecnica che ha alzato il volume. La tecnica che ha usato la pittrice, l'artista, è molto originale, dove i soggetti principali, diciamo così, i punti cardinali scelti sono stati in qualche modo incorniciati, per essere più visionato in modo più preciso. Poi lascio la parola a lei, perché non sono un grande oratore. Ringrazio l'artista della collaborazione che mi ha offerto e della possibilità anche di poter dire qualcosa sul catalogo, queste due righe anch'io. L'artista è molto brava, è un po' pirpona delle volte, ma questo fa parte del carattere, giusto? Buonasera, la cosa che mi dispiace un po' è che non vedo giornalisti. Questo, quando si fanno le mostre, forse l'unico è lui, del comune. Possiamo dare un applauso? Sì, perché dopo cambio di idea, perché l'importanza delle mostre sono appunto è appunto la pubblicità data dai giornali, dai giornalisti, radio, non lo so, lo conosco molto bene, le due facce non le vediamo molto bene, faccio il primo piano, va bene, mi chiedeva la bellissima autrice. Grazie al professor Giorgio De Bono, che sapevo non voleva dare nessun contributo, quindi non l'ho chiamato, ma giustamente Maria Gabriella Ciaffarini è riuscita ad adescarlo. E comunque una piccola rettifica prima di andare avanti, ci sono presenti anche altri giornalisti, oltre a chi è già stato citato, c'è Fabio Rosica, anche Francesco Di Rocco, che sono sicura che faranno il loro dovere, almeno per quelli che io conosco. Quindi io ridarei di nuovo la parola a Maria Gabriella Ciaffarini, prego. Beh, io mi sono seduta per questa chiacchierata che faremo insieme e volevo partire da una cosa abbastanza, forse non troppo conosciuta, non troppo nota, nel senso che non sempre il critico è d'accordo con l'artista, se non altro nell'interpretazione dei quadri. Io
ricordo che abbiamo passato alcuni pomeriggi insieme con Mira, proprio per cercare di capire le opere, guardarle da vicino e quasi farne, come dire, una tac, no? Andare a visionare davvero, a scansirle, no? Fotogramma su fotogramma. E chiaramente ognuno legge nelle opere quello che crede, no? Quello che è il suo vissuto alla fine. Cioè noi valutiamo il mondo in base a chi siamo, e ciò che siamo dipende dalle esperienze che abbiamo avuto e dall'ambiente in cui ci siamo formati. Però l'incontro tra critico e artista, che non sia, ripeto, un incontro puramente formale dettato dal mestiere più che altro, ma che sia un incontro davvero tra persone che pensano, alla fine porta ad un arricchimento dell'uno e dell'altro, cioè si va via portandosi l'opera dentro e portandola come se fosse un tesoro. Per cui io vi chiedo di visionare davvero con molta cura ogni opera, ogni quadro, perché c'è un'armonia intrinseca che va scoperta un po' alla volta, soppesando i colori, i volumi, le forme, i movimenti, perché ogni cosa, vi assicuro, è pensata al millimetro, a partire da quello che era un po' la tecnica che ha accennato già prima il maestro De Bono, cioè questa idea di squarciare le sabbie della memoria o di soffiarle via, se volete, o di operare delle brecce violente in questo muro della storia che ci frappone, appunto, che si frappone tra noi e il Medioevo. Quindi immaginatevi un po' una scena che volete, quindi una breccia in un muro o un soffiare via le sabbie, e di là appare il passato. Ora, anche lì ognuno di noi del Medioevo ha un'immagine più o meno stereotipata, più o meno certa, e in genere si mantiene del Medioevo una visione abbastanza oscura, abbastanza, come dire, seriosa. E invece Mira no, Mira ha tirato fuori un altro tipo di Medioevo, se vogliamo è il Medioevo delle corti, ma è anche un Medioevo che arriva a noi attraverso le fiabe. E se noi guardiamo con attenzione, i colori dominanti sono il bianco, il giallo, il rosso e l'azzurro. Poi ci sono dei colori sconvolgenti, incredibili, ceri rosa, rosa pesca, verde acqua, viola, glicine, no? Sono dei colori che oggettivamente non vediamo mai in natura, quindi è ovvio che non siano colori realistici. Quindi è l'altra dimensione che noi dobbiamo trovare nelle opere di Mira, sono le dimensioni legate al sogno. Quindi quello che noi andremo a fare guardando queste opere è un'operazione, se vogliamo, tripla. Quindi dobbiamo in qualche maniera recuperare un passato, tra virgolette, storico, che è presente con i castelli, con le armature, con i costumi, con i giullari, con queste atmosfere legate, che sono i duelli, per esempio. Ma tutto questo è filtrato attraverso l'atmosfera del sogno e soprattutto del sogno dell'infanzia. Quindi è il Medioevo delle fiabe che viene ritratto in questo momento. Ora, ognuno di noi, se è fortunato, coltiva una buona percentuale del bambino che è stato. E io dico se è fortunato, perché la dimensione dell'infanzia ci mantiene lo stupore di fronte alla realtà. Chi è ancora bambino si stupisce, si meraviglia, scopre, inventa. Se a noi mancasse questo spessore della fantasia infantile, noi non saremmo più gli onnipotenti che siamo. In realtà noi siamo tutti onnipotenti, e che non ce ne siamo accorti mai, ma di fatto noi abbiamo creato, se non altro, il nostro mondo. La dimensione dell'uomo che crea è forse la dimensione miticamente sottolineata a immagine e somiglianza di un Dio che crea, e quindi noi a sua immagine e somiglianza siamo creatori di cosa? Intanto dei nostri sogni, del nostro mondo, di quello che noi vogliamo che ci circondi.
Quindi il bambino che cosa fa? Popola la sua vita, la sua stanza, i suoi giochi, dà vita ai suoi giocattoli, dà vita alle sue fantasie. Il bambino inventa l'amico immaginario. E perché no? Potrebbe essere un giullare, potrebbe essere uno dei personaggi che vediamo qui. Il mondo di Mira non è un medioevo oscuro e punitivo, lugubre. È un medioevo che gioca, un medioevo che combatte per gioco, che corteggia per gioco, che ha il giullare come un equilibrista su questo mondo teso tra i fenomeni reali e il fenomeno del sogno. Quale dei due è più reale? È la nostra scelta, se vogliamo sapere che il nostro mondo è dei sogni, ok, quello sarà il nostro mondo reale. Se vogliamo che il nostro mondo fenomenico sia quello reale, va bene lo stesso. Se noi vogliamo rendere sogno il mondo reale, magari questo è il bambino che è in noi. Quindi io credo che questa operazione sia alla fine il messaggio più alto di questa mostra. Recuperare cioè il concetto del gioco. Non è un concetto sciocco, noi spesso compiamo un errore, l'ho compiuto anch'io in prima persona e adesso cerco di stare più attenta, di non fare più questo sbaglio, di pensare il gioco come qualcosa che serva per perdere tempo, che serva per così, quando non ho niente da fare il gioco. In realtà la condizione del gioco è la condizione più saggia, ha una profondità nella saggezza il gioco, perché il gioco non è altro che sperimentare senza i pregiudizi, inventarsi delle regole e se occorre spezziamo le regole e ne facciamo altre. Il gioco è l'unico strumento che hanno i cuccioli per imparare. Ecco, noi spesso facciamo lo sbaglio di pensare al momento dell'apprendimento come qualcosa di plumbeo, pesante, oddio devo andare a scuola, ma la scuola dovrebbe essere onnipresente nella nostra vita, cioè l'essere umano impara fino a un istante prima di morire in pratica. Questa è una condizione che ci rende più fortunati rispetto agli altri animali. Noi siamo uomini, quindi noi abbiamo il lusso di imparare e quindi di giocare con quello che vediamo, di ricombinarlo come vogliamo, e questa è la ricombinatoria che noi vediamo in questi equilibri instabili delle figure. Quando io ho visto queste figure la prima volta mi è venuto in mente una forma di vortice, no? Dove niente è stabile, niente è appoggiato, non c'è un baricentro, neanche i castelli, se ci fate caso, hanno la staticità che dovrebbe avere l'edificio. Questo nella vita normale ci metterebbe nel panico, oddio, o la casa instabile, no? E invece no, sembra naturale che sia così, ma perché? Perché questa instabilità, pure in un edificio fatto di pietra, sta a significare il divenire che noi possiamo imprimere anche negli oggetti più stabili e renderli gioco delle nostre mani. L'instabilità, il vortice della vita, il divenire è quello che connota il nostro stare al mondo. Per cui questi quadri alla fine sono una palestra, sono una specie di libro aperto. Infatti una delle prime cose che ce l'avevamo dette con Mira, scusate, era che molte di queste figure sarebbero state bellissime come illustrazioni sul libro di fiabe, sul libro per l'infanzia. Così come i vari cavalli dei cavalieri, degli erbigeri che si affrontano, e molte volte somigliano a dei cavalli delle giostre. Quindi anche la guerra, anche il duello, che poi alla fine non è altro che una guerra ritualizzata, grazie al cielo su queste opere diventa un po' semplicemente una giostra. E magari fosse così ovunque. Così giullare diventa il filo conduttore, ironico, scanzonato, da non prendere sul serio, ma forse sì, perché magari si permette con un sorriso, con l'ironia, con la battuta, anche con la battutaccia, se vogliamo, di mettere in ridicolo un mondo che se preso troppo sul serio potrebbe diventare pericoloso, potrebbe diventare guerra vera. Quindi ridere, giocare,
inventare il mondo in un vortice di divenire continuo, credo che sia poi alla fine il messaggio estetico nascosto in questi quadri. Ripeto, questa è la mia lettura, però ognuno di noi adesso tiri fuori il meglio del suo giudizio artistico e inventi, perché sono degli squarci, ripeto, nella memoria, nell'infanzia, nel passato. Medioevo che rivive come nelle corti delle fiabe. E l'altra cosa interessante, adesso rientro un po', diciamo, più nel tecnico, perché ho lasciato così queste pennellate di interpretazione, poi non voglio assolutamente entrare in quello che sarà poi il vostro gusto nell'andare a leggere questi quadri. E, da punto di vista tecnico, sono uno spasso, sono veramente straordinari questi quadri, perché noi vediamo sempre il quadro come qualcosa di bidimensionale, qui già ci rendiamo conto che la bidimensionalità in realtà è stata bypassata a favore di una lettura tridimensionale in cui questi squarci poi hanno una prospettiva, un gioco di profondità, e sono profondità con obiettivi fotografici che si spostano, che cambiano fuoco a seconda che l'oggetto da riprendere sia più vicino o più lontano. Alle volte ci sono dei modi di rappresentare le cose come se fosse naif, altre volte c'è una prospettiva invece più evidente, e a volte il movimento è tale. C'era un quadro molto bello di un cavaliere, adesso lo rintraccio, che sembra addirittura uscire dal quadro. Dov'è che me lo perdo? Eccolo, c'è il signore qui vicino, eccolo, c'è addirittura un cavallo che sembra uscire fuori dall'immagine. Ecco, ci sono tanti giochi di prospettiva, tanti giochi di profondità, oppure no, di bidimensionalità voluta, come nel duello, in cui i cavalieri hanno una profondità, ma il pubblico dietro no, non è ritratto in una maniera oggettiva, quindi il pubblico diventa forse quella immagine caotica che i cavalieri hanno nella loro retina, mentre in realtà devono essere attenti a non farsi disarcionare. La tecnica quindi è un multistrato, e anche lì è spassosissima da vedere, da intuire, sotto la sabbia, sotto le vernici. C'è tutta una preparazione lunghissima, c'è una ricetta quasi misteriosa, magica, per cui ci sono gessi, colle spalmate prima di avere la possibilità di disegnarci sopra. A volte è persino evidente la matita, che questo è voluto. Ci sono alcuni disegni, spulciateli bene, perché in alcuni disegni si vede il tratto a matita. È una raffinatezza questa in realtà, è appena l'accento, qualcosa che resta prima di essere coperto con l'idea più precisa, più razionale, si lascia questo non finito. Io adoro il non finito, perché è l'idea primigenia senza poi il sostrato razionale, no? Che toglie l'immediatezza del gesto. E questo, oltre al disegno, poi c'è il colore, dopo il colore c'è ancora la rifinitura, e poi c'è questa sabbia, questo muro, queste pietre che a volte vengono coperte, a volte vengono spezzate, a volte sono piatti via. Non c'è mai una ripetitività, è tutto estremamente fantasioso, è una esplosione di fantasia. E questi colori accesi poi sono la vitalità, sono questa energia, alle volte veramente è prorompente. Io ricordo uno degli ultimi pomeriggi che ho visto le opere in sequenza, alla fine ero frastornata, perché sono molto coinvolgenti e molto energetiche. E dovevo mettere le didascalie e quindi dovevo osservare con una certa attenzione e poi fare un'operazione che per me è quasi impossibile, che è la sintesi. Quindi anche adesso vi sarete accorti che per me sintetizzare è effettivamente un problema, e ho cercato, spero di essere riuscita abbastanza in questa impresa. E i Giullari sono una figura molto interessante, perché contengono il bello nel brutto. Se voi vedete quest'opera qui, questa seconda, cominciando da destra,
Questi giullari in sé non sono magnifici, non sono belli, non sono eleganti, sono caricaturati, sono scomposti nei movimenti, però è proprio questa scompostezza quasi che fa di loro la caratterizzazione emblematica di quello che è il loro ruolo in una società dove invece le regole erano assolutamente in primo piano. Ora, a noi del Medioevo sfugge una cosa fondamentale, non è tanto un'epoca di streghe, di peste, non so di che cos'altro, era soprattutto l'epoca degli atti dei notai. Questa è una cosa che non si dice forse troppo spesso. Il Medioevo inventa il notaio. L'imperatore aveva bisogno di un insieme di professionisti, di giuristi, di notai, di funzionari. Se vogliamo, il Medioevo è in realtà l'epoca del cavillo, della legge. C'era da mettere insieme il diritto romano con il diritto germanico. Erano due mondi completamente diversi. Nel diritto romano si giurava fedeltà allo Stato, nel diritto germanico si giurava fedeltà al capo, ed era un giuramento ad persona, no? Quindi bisognava mettere insieme due mondi opposti. Il giullare è questa sintesi, a mio avviso. Era un po' la figura di Scurra, che era il pagliaccio anche volgare, se vogliamo, delle opere comiche romane, da cui deriva Scurrile, quindi era il pagliaccio delle opere comiche latine, che però poi diventa anche, mi perdoni l'amico Giancarlo, il giornalista di quell'epoca, perché soltanto loro, insieme agli studenti e insieme ai chierici, avevano via libera per tutta Europa e scorrazzavano da una corte a un'altra, da un paese all'altro, portando le notizie, e soltanto loro potevano prendere in giro i nobili, perché tanto era il loro ruolo quello. Quindi camuffavano un ruolo importantissimo dell'informazione e della satira, camuffandosi da strani personaggi tra il mentecatto e il sapiente, no? Quindi sono opere che effettivamente vanno soppesate una alla volta. E adesso, se mi permettete, io chiuderei qui, perché altrimenti mi allungo a dismisura e non posso rubare tempo né a Mira né tantomeno a voi, però permettetemi soltanto una cosa, perché vedo alcuni amici ai quali devo anche tantissimo, uno tra tutti è Libero, per esempio, e altri che vedo in prima fila, faccio un po' di nomi, dai, Andrea, Giuri, Patrice, Paola, sono alcuni amici. Dentro troverete la mia introduzione, ecco che me la trovo, che ha in alto a destra il simbolino dell'associazione che presiedo umilmente, Sinergia d'Arte. Io devo ringraziare gli amici che ho nominato prima, perché appunto mi danno l'opportunità di poter parlare di Sinergia d'Arte, che oddio, vabbè, insomma, lo dico, vado. Allora, ieri sera abbiamo vinto un premio in un concorso nazionale con il nostro coro, e quindi io vi chiedo scusa, fra pochissimo dovrò abbandonarvi, perché devo andare a ritirare il premio in quanto rappresentante. Loro verranno con me in quanto rappresentante del coro, se volete, chiaramente, vi sto riducendo adesso. Sono partendo. L'assessore alla cultura mi ha detto: intanto fai tu, dopo quando arriverò io parlerò anch'io. Allora, l'assessore è fuori Pescara, come ha detto Sara, però saluta tutti voi, saluta Mira, ed è anche lui piuttosto orgoglioso, perché l'attività culturale di Pescara ha fatto registrare negli ultimi tempi davvero una vera e propria lievitazione. Per cui siamo passati dal 78esimo posto di città culturale addirittura all'ottavo posto, quindi possiamo applaudirci noi.
dire, siamo qui a riempirci gli occhi di bellezza. Allora, lascio il microfono a chi? A Sara. Allora, grazie per l'attenzione e scusatemi ancora se sbaglierò a un certo punto. Grazie. E grazie a Maria Gabriella Ciantarini, la professoressa Maria Gabriella Ciantarini, che non si firma mai, ma professoressa, correggimi se sbaglio. So che non ti firmi mai, ecco perché io ti chiamo direttamente Maria Gabriella Ciantarini. In realtà io sono abbastanza contraria ai vari titoli perché mi ricorda sempre quell'altro, vabbè, io amo molto la cinematografia e mi viene sempre in mente, scusate, .com Loop Man, di fantozzana memoria, per cui io eviterei i titoli Gabriella, Maria Gabriella sì, Maria sì. E soprattutto oggi sono felicissima, fierissima di essere mamma, per cui auguri a tutte le mamme, anch'io. Grazie. Non mi sbagliavo quindi nel non mettere alcun titolo, l'avevo intuito, perfetto. Io ovviamente ho apprezzato moltissimo l'intervento di Maria Gabriella Ciantarini nella sua professionalità, nella sua preparazione. Come pochi riesce a farci entrare attraverso la sua preparazione nelle opere e in questo caso specifico oggi, siccome si tratta di una mostra medievale, anche un excursus in quello che era l'epoca del momento, molto interessante tra l'altro, veramente sono rimasta colpita in una maniera piacevole per la sua preparazione, quindi un doppio applauso veramente. Sono anch'io molto orgogliosa di essere qui e di presentare questa mostra. Ringrazio Maria Mira De Ciglio per avermi chiamata e comunque so che c'è ancora il professor Giorgio Del Bono che voleva dire qualcosa, quindi gli lascio un attimo il microfono, prego. No, volevo ringraziare bravissima Maria Godarte, è stata molto precisa, soprattutto non troppo. Volevo ricordare anche e soprattutto che i quadri sono bellissimi, tra l'altro non sono solo in mostra, sono anche in vendita, quindi se qualcuno fosse interessato i quadri vanno, devono andare per nelle case, il quadro è un messaggio, quindi ricordiamo che sono anche in vendita. Poi volevo fare un applauso particolare a mia moglie che è venuta. Benissimo, il professor Giorgio Del Bono, con cui io ho avuto modo di collaborare, il suo diciamo dominio migliore è disturbatore, ma in maniera molto, molto affettuosa. Ovviamente mi permetto, perché c'è un'amicizia che ci lega oramai, e anche un rispetto e una stima che ci lega oramai da molto tempo, quindi mi permetto, anche perché essendo distratto dai saluti non ha sentito quello che ho detto. Benissimo, allora noi adesso ci stiamo quasi accingendo al termine della mostra, però vi vorrei intanto prendere per la gola, perché vi vorrei un attimo accennare che alla fine della mostra sarà servito un delizioso buffet, e siccome a Mira De Ciglio in questa mostra, che ha messo tutta l'anima, tutta se stessa, non le piace lasciare nulla al caso, anche il buffet, come potete vedere la rivista e alcuni diciamo così personaggi dell'epoca in costume, anche il buffet sarà a tema medievale. Con l'occasione vi voglio dire che il buffet è stato fornito da Sabine Giancarlo, albergo Vista Monte, ristorante di Ortona, quindi siete obbligati a rimanere fino alla fine, perché il buffet sarà servito mentre voi vogliate attentamente guardare le opere, soprattutto dopo la bellissima diciamo nota critica di Maria Gabriella Ciantarini, e osservare con occhio
occhio diverso queste opere, e dopo ovviamente il concerto dell'arpista celtico Libero Maria Marotta. E prima di fare tutto questo, però, io ci tengo moltissimo, ed è giusto chiamare la protagonista di questo meraviglioso scenario, di questi meravigliosi colori che, come diceva Maria Gabriella Ceffarini, è indubbio, è indiscutibile dire che ci catturano l'attenzione già a una prima occhiata, già da lontano ci rapiscono. Posso dare il mio contributo anche sul fatto che dal momento in cui sono andata nel laboratorio di Mira e ho potuto osservare da vicino questi quadri, sono rimasta veramente strabiliata sia per i colori e sia per la particolarità adoperata. Ma detto questo, vorrei quindi dare la parola all'artista e accoglierla con un applauso. Mira di Cinque. Partendo dai quadri,
poi la presentazione ai ragazzi in gruppo, quindi c'è stata una ricerca. Proporremo dei piccoli assaggi, sono piccoli assaggi dove la prima portata, diciamo, è costituita da uno sformato frittata, che all'epoca c'erano molto queste frittate con le verdure, con le varie tipologie di verdure. Noi invece abbiamo fatto un qualcosa col farro, con le verdure e con i ceci, che erano proprio prodotti tipici dell'epoca. E poi come seconda portata abbiamo fatto dei bocconcini di maiale con le mele e con l'uvetta. Ci tengo a dirlo perché c'è stata una ricerca. Poi ci sono i dolci medievali. Quindi se avete il piacere di restare, faremo assaggiare tutte queste cose. Per quanto riguarda i miei ringraziamenti, ho finito. I quadri parlano da soli, la Ciaffarini gli ha spiegato benissimo, chi vuole osservare con attenzione può. Ringrazio la Iannetti per la presentazione, e vabbè, tutte le altre persone non sono presenti, l'assessore alla cultura, poi se verrà ringrazieremo di persona. Grazie a tutti. Bene, grazie a Mira per averci, so che lei è molto emozionata perché ha da poco, insomma, la scomparsa da poco del padre la emoziona ancora, e questa mostra è dedicata interamente a lui, fili che si erano mossi prima della sua scomparsa e che poi ancora di più hanno completato l'opera, e quindi lei ha voluto dedicare questa mostra al padre ed è una cosa che ci tocca tutti profondamente da vicino. Dall'artista per chiunque lo volesse. A fianco qui sul tavolo c'è un libro dei ricordi e delle firme, per chi non l'avesse già fatto può lasciare un pensiero, so che Mira apprezza molto e so che lo farete. Inoltre volevo anche aggiungere che sul catalogo, per chi lo sfoglierà e chi lo avrà, oltre a tutto quello che c'è, qui abbiamo già parlato, alla fine è giusto spiegare che troverete delle note e dei ringraziamenti che non sono annessi a questa mostra, ma sono persone che nel corso della storia di Mira Dicinto hanno scritto per lei, e quindi lei ha voluto dare un gentile omaggio a loro riportando alcune frasi che loro hanno scritto su Mira Dicinto. E adesso, detto questo, io ringrazio tutti voi perché siete stati veramente splendidi, visti da questa prospettiva è meraviglioso vedere la vostra attenzione, sapere ogni volta di più quanto è bello che la cultura sta entrando sempre di più nei cuori delle persone, che sta corrompendo un po' la routine di tutti i giorni. Il fatto che la stessa Ciaffarini ha detto già dalle parole dell'assessore alla cultura che c'erano pervenute giorni fa, che siamo arrivati ad essere all'ottavo posto come città di cultura, è veramente motivo di orgoglio. Io sono orgogliosa di essere qui come una delle tante portavoce, come un mezzo che arriva agli artisti e ai vostri cuori. Il mio ringraziamento personale va a Mira Dicinto, è stato meraviglioso scoprire la sua arte, la sua persona, le sue opere. Ringrazio di nuovo tutti voi, rimanete perché adesso c'è il concerto che di arpa celtica, veramente bello, come strumento di Libero Maria Marotta, e poi mentre si concluderà la mostra e voi sarete intenti a firmare, ritirare i cataloghi, guardare le opere, verrà servito il buffet. Voi non dovete fare niente, potete rimanere in sala e tutto sarà servito. Un grosso applauso finale e poi daremo lo spazio. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Volevo intanto ringraziarvi per essere venuti alla mostra, per aver goduto appunto dell'arte dell'artista, che devo dire essere davvero quadri meravigliosi. Sono rimasto incantato perché sono di una bellezza delicata ma allo stesso tempo talmente forte in testa che davvero coinvolgono, come dicevano prima. E sono qui oggi, mi hanno chiesto appunto di annientare, diciamo, la serata prima poi di seguire il buffet.
musica medievale, con, portandovi questo strumento che, visto molti essersi già incuriositi, mi sono venuti a chiedere di spiegare un minimo le differenze con quelle caratteristiche di questo strumento. L'arpa celtica, che per giunta capita a fagiolo, diciamo, con il tema della mostra, perché è il modello di arpa che era più diffuso al tempo del Medioevo, perché l'arpa classica differisce da questa proprio perché da un livello principalmente meccanico, perché mentre nell'arpa celtica abbiamo leve che diciamo si occupano delle tonalità, delle note, nell'arpa classica abbiamo invece i pedali, che sono una tecnologia molto più avanzata e che si svilupperà più in là nel tempo. In quanto al repertorio, ho tenuto a curare attentamente la scelta dei brani, perché volevo che fosse anche questi appunto a tono con il resto della mostra, e ho voluto portare alcuni brani che possano mettere in luce, come diceva prima Maria Gabriella, noi abbiamo tutti un'idea molto, diciamo, stereotipata del Medioevo, che fosse uguale in tutta Europa, in tutto il mondo, gli stessi fenomeni, le corti, i cavalieri, i giullari. Quando invece andrebbe specificato che ogni paese, ogni regione d'Europa sviluppò un proprio Medioevo. E questo lo possiamo vedere in maniera più concreta, soprattutto in musica, poiché ogni paese sviluppò una sua tradizione, diciamo. E pertanto, senza ulteriori indugi, vorrei iniziare appunto portandovi un brano della tradizione spagnola. L'autore purtroppo è anonimo, come la maggior parte dei brani dell'epoca, perché era una produzione davvero, diciamo, ingente in quanto a quantità di brani, solo che purtroppo non c'era ancora la dimensione del musicista in quanto artista. Era più appunto come i giullari, erano, diciamo, personaggi che servivano ad allietare la vita nella corte, e pertanto nessuno di loro si firmò quasi mai. Pertanto iniziamo con una cantiga, che è un tradizionale appunto spagnolo, spesso legato a temi soprattutto religiosi, e un anonimo appunto del XIII secolo della Spagna. Secondo brano, invece, sempre per ricollegarci a questo tema dell'animato, molti brani addirittura non hanno né un titolo né un compositore, e ci sono appunto stati studi molto approfonditi per cercare di capire da dove potessero originare questi brani. Il problema è che molto spesso, purtroppo, anche le ricerche più approfondite non hanno portato dei risultati concreti. Pertanto abbiamo qui sempre un anonimo del XIII secolo che si presuppone possa venire dal Regno Unito, ma appunto le fonti non sono del tutto certe. Thank you.
Spostandoci invece in Francia, dove invece la realtà delle corti era molto presente, invece c'era una grande, diciamo, tradizione di giullari, di musici, soprattutto elemento, diciamo, distintivo delle corti francesi erano i grandi balli che venivano organizzati, in cui appunto i regnanti con tutta la loro corte si riunivano per queste grandi celebrazioni, spesso matrimonio, comunque feste anche religiose, e si organizzavano appunto questi grandi balli che venivano animati dalle cosiddette danze. Danza reale, anche spesso chiamato il genere, e sono appunto da questo genere che era formato da temi che si alternavano a temi spesso ripetuti, quelli che al giorno d'oggi sono tutti i ritornelli e soprattutto la forma tipica che conosciamo delle canzoni, in cui teniamo strofe e ritornelli continuamente. Pertanto appunto porto quindi una danza reale del XIII secolo, anche questa purtroppo anonima, della Francia. Pertanto, Cantica di Santa Maria numero 282, quindi pensate alla vastità della composizione di questo re. Per appunto arrangiamento per arpa e niente. Non c'era niente da fare questa regione.
abbiate gradito, spero che abbiate gradito la mostra, la musica, il cibo, perché anche quello è importante per godere un po' d'arte. E niente, lascerei la parola per ultimo per concludere. Grazie. Delicato e dolce, ci ha vietato e vorrei così, per concludere, chiederti la tua età e da quanto studi l'ARPA? Ho 17 anni, faccio quindi il terzo superiore, però sono da ormai, questo sarà il decimo anno probabilmente, comunque dall'elementare, proprio da prima. Scusate la ripetizione, perché l'età giovane si capisce, non avrei detto 17, ma la cosa densa è veramente bella che hai, la scelta dello strumento probabilmente è una cosa che era già insegnata, perché sono 10 anni che suoni. Sì, sì. Quando avevo forse 3-4 anni me ne sono uscito, mamma voglio suonare l'arpa, mi hanno guardato come se fosse un posseduto perché mi prendo un po' in soldi, per fortuna mi hanno... Infatti ringrazio la mia famiglia per avermi supportato, perché è stato davvero poi un bel percorso che mi ha portato a vivere tante belle esperienze. Quindi... Grazie, complimenti veramente, perché sono sempre colpita da questi giovani meravigliosi da cui abbiamo da apprendere, perché non è vero, io lo dico sempre, che i giovani sono tutti uguali oggi, eccetera, eccetera, ci sono anche le differenze piacevoli. Ti potrei chiedere un ultimo brano, ce l'hai in programma, o una piccola chicca finale, perché ci si accompagni sul posso, dolce. Bene, sì, se non posso anche fare quest'ultimo che ho visto che va benissimo. Allora, prima che tu cominci, così ci sarà l'ultima nota di accompagnamento, volevo chiedere a Mira, so che voi non lo sapete, ma qualunque cosa voi state mangiando, toccando, nulla è a caso, dal blu del tovagliolo al blu del bicchiere che arriviamo un po' all'epoca, alle brocche in terracotta, ovviamente i bicchieri non abbiamo potuto metterli in vetro, alle brocche di terracotta, alle barchette di legno che comunque richiamano l'epoca, le forchettine di legno, tutto ciò che era possibile in una rievocazione medievale, Miriam Cinzio l'ha fatta, perché per lei questa mostra, che è in preparazione da un anno, aveva in particolare grande importanza per i motivi già detti, ma so che tra poco arriveranno anche gli assaggi dei dolci. Mira, voleva un attimo spiegarci sul dolce qualcosa. Sì, ci sono due tipi di dolci, uno è il nougat, ho fatto una ricerca, che è un dolce tipo croccante dell'epoca medievale, è composto da mandorle, nocciole, noci, e poi ci sono le spezie, è speziato questo dolce, c'è lo zenzero, la cannella e i chiodi di garofano. Poi invece ci sarà un dolce tipico, non di Pescara, che voi non conoscete, un dolce tipico di Ordone, forse alcuni lo conosce questo dolce, si chiamano le nevole. Voi qua le nevole chiamate anche un'altra cosa, non sono le vostre nevole, è un dolce fatto con il vino cotto, risale più o meno al 1300, quindi alto medioevo, ed è tipico del Chietino, della zona di Ordona, quindi per chi non lo conoscesse ci terrei a farvi assaggiare una novità della mia terra. Grazie. Grazie Nina. E allora sulle ultime note dell'Arpa Celtica, queste sono le mie ultime parole, vi saluto di nuovo e vi lascio alla degustazione dei dolci e dei quadri, quindi tutti i sensi toccati in questo bellissimo vernissaggio. Ovviamente vi ricordo solo un'ultima cosa, che la mostra è aperta fino al 20 maggio e potete visitarla dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Spero che divulghiate e rendiate pubblico la bellezza di queste opere, perché vale la pena guardarle. Quindi di nuovo all'Arpa Celtica e un grosso saluto a tutti, buona serata. Ringraziamento a